Buongiorno a tutti quanti, oggi iniziamo una breve serie di predicazioni che parla di come essere il Tempio di Dio. Allora, per prima cosa, tutti quanti conosciamo i film di Indiana Jones? Ok. Per chi non lo conoscesse, soprattutto le persone che non vengono dal nostro continente, Indiana Jones è un film molto famoso, ci sono quattro film, 1981, 1984, 1989 e 2008 mi pare, dove c'è questo ricercatore, archeologo, avventuriero che va a cercare delle cose, sempre alla ricerca di qualcosa. La prima volta è la ricerca dell'arca del patto, l'arca del patto di, dove c'erano dentro le tavole della legge. La seconda volta è alla ricerca di alcune pietre sacre che hanno degli effetti, eccetera, eccetera. La terza volta è alla ricerca del Santo Graal, che secondo tradizione è il calice dove Gesù ha bevuto il vino all'ultima cena. La quarta volta è alla ricerca di un teschio di cristallo che è anche quello degli effetti magici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la caratteristica è che tutti questi oggetti che lui cerca si trovano sempre in un luogo, in un posto speciale, che può essere un nascondiglio o un tempio. Comunque qualche cosa che in qualche modo è sacro, è sacro. Ora, siccome gli sceneggiatori dei film non fanno niente per caso, non è che scelgono le storie così a loro piacimento, ma fanno degli studi per sapere prima le cose che vogliono vedere gli spettatori. Il fatto che ogni volta abbiano messo questi materiali in un posto molto speciale, in un posto importante, sta ad indicare una cosa ben precisa. Se come uomini e come donne vogliamo che qualche cosa di importante, qualche cosa che per noi è importante, abbia un posto specifico, un posto importante, debba essere contenuto in un luogo molto speciale, un luogo sacro, tipo un tempio. Vi faccio una domanda: quanti hanno qualche memoria che conservano gelosamente, tipo il diario delle proprie delle medie? Chi è che le ha? Chi ce le ha? Ecco qua, io. Oppure, che ne so, il bigliettino, il primo bigliettino che vi ha spedito il vostro innamorato, il vostro sposo, la vostra sposa. Insomma, qualsiasi cosa che abbiate di realmente prezioso, magari che non ha un valore, un molto valore dal punto di vista economico, ma che lo ha dal punto di vista sentimentale. Ora, dove lo tenete? In un posto qualsiasi? Io penso di no. Io penso che lo conservate gelosamente, come faccio io. Io ce li ho a casa di mia mamma. I miei diari sono dalla quinta elementare, penso, al quinto liceo, sono gelosamente conservati in una sezione, in uno scaffale a casa di mia madre, perché a casa mia non c'è. È un posto speciale, è un posto che dove io posso andare a vederli quando voglio, quando ne sento il bisogno. Un box speciale che li preserva e li tutela dagli occhi di tutti quanti gli altri. Ora, ci sono altre cose oltre i nostri diari che andrebbe la pena di mettere in un tempio, in un luogo sacro? Io penso di sì. Al di là delle cose, ci sono i rapporti che noi abbiamo con le persone che hanno necessità di avere un posto sacro dove essere conservato. Il rapporto che noi abbiamo col nostro sposo, con la nostra sposa, il rapporto che noi abbiamo con i nostri figli, il rapporto che noi abbiamo con i nostri amici del cuore, con le persone a cui vogliamo bene.
un posto che non è un posto reale, ma un posto all'interno della mia mente, dove sono questi rapporti sono protetti e sono al sicuro. Come credente, però, ho un rapporto ben più prezioso di tutti quanti gli altri, di qualsiasi altro rapporto. Un posto a cui devo riservare un luogo che sia realmente sacro, un posto che abbia un tempio, e il rapporto con il mio Padre Celeste. Sapete, ormai i miei figli sono cresciuti, per cui non faccio più le stesse cose che facevo quando erano giovani, però ho ancora la gioia di averli tutti e due a casa. E quando erano bambini, quando erano piccolini, quando arrivavo a casa, il momento più bello era perché mi raccontavano quello che avevano fatto. Papà, papà, lo sai, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. Adesso è cambiato, non è che non ci parliamo più, ma diciamo di altre cose. Raccontiamo normalmente cose accadute nel mondo, quello che vediamo nei telegiornali, quello che vediamo di sport, la grande Lazio che ha vinto ancora, vero Benjamin? Oppure la grande Lazio a cui hanno rubato una, che è sempre tra me e Benjamin, cioè, parliamo della Lazio, di che vuoi parlare, scusa. E per cui è un rapporto che abbiamo. Ora, questo rapporto è la proiezione del vero rapporto che ha messo il mio Padre Celeste nel mio cuore. È quello che è stato scritto dalla creazione, dal mio Padre Celeste. Dio nel giardino di Eden, mi dai la prima slide, Benjamin, incontrava quotidianamente i suoi figli, le sue creature. Adamo ed Eva erano con lui tutti quanti i giorni, infatti ho messo soltanto due versetti, ma ne potrei aver messi molti di più. Genesi 2,19 dice: Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali, li condusse dall'uomo, per cui erano faccia a faccia, erano insieme. Lui li conduce, l'uomo sta là, Dio anche. E poi in Genesi 3, al versetto 8, la prima parte, dice: poi Adamo ed Eva udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Per cui sappiamo che Dio la sera si faceva una bella passeggiata nel giardino dove c'erano anche Adamo ed Eva, per cui avevano questo rapporto intimo. Poi le cose, come sapete, sono andate un pochino male. Il rapporto fra l'uomo e Dio si è inclinato, anzi si è completamente rotto per colpa nostra, per colpa del nostro peccato, per colpa della nostra superbia. E per migliaia di anni Dio si è separato, non ha abitato più assieme ai suoi figli e ai suoi figli. Non ha abitato più, però non è che ha smesso l'amore. Dio ha continuato ad amare le sue creature, Dio ha scelto addirittura un popolo specifico per amare, per riversare il suo amore su di loro. E dopo aver liberato questo popolo specifico dalla schiavitù di Egitto, Dio ha detto queste parole a Mosè. Esodo 25, versetto 8: essi mi faranno un santuario ed io abiterò in mezzo a loro. Il popolo lavorò per costruire quello che si chiamava il tabernacolo, che era una struttura molto complessa, dove Dio aveva dato le istruzioni millimetricamente, centimetro per centimetro, come dovevano essere fatti gli addobbi, come dovevano essere fatte le colonne, come dovevano, tutto quanto. E all'interno vennero poste, vi ricordate che cosa? Quelle che giocava Indiana Jones, l'arca del patto. Quella vera, che era un contenitore dove erano state messe le tavole della legge con i 10 comandamenti. Infatti il prossimo versetto di Esodo 40 dice, Esodo 40, 33-34: così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Ora, il tabernacolo era il luogo dove Dio si incontrava con l'uomo sulla terra. O meglio, non si incontrava con tutti gli uomini, si incontrava con un uomo specifico. E non si incontrava ogni giorno come nel giardino di Eden, ma si incontrava una volta all'anno con il sommo sacerdote, il
sommo sacerdote entrava una volta all'anno, soltanto il sommo sacerdote. Ho detto più di una volta, al sommo sacerdote veniva legato una corda al piede, perché? Perché se il sommo sacerdote non era puro davanti al Signore, il Signore lo fulminava. Per cui ogni tanto uno dei vari sommi sacerdoti che non erano puri venivano tirati fuori, perché erano stati fulminati, erano stati carbonizzati dalla presenza con Dio. E l'effettiva, la presenza di Dio era data da questa nuvola che diceva: io ci sono, io sono di nuovo con voi, però sto là dentro e voi non mi potete avvicinare. Sapete, il tabernacolo nel deserto, quando sono arrivati in Israele, è diventato il Tempio di Salomone. Poi il Tempio di Salomone è stato distrutto, ma è stato ricostruito un secondo Tempio. Però nel 70 d.C. l'imperatore Tito è arrivato a Gerusalemme e ha distrutto tutto quanto. Attualmente, al posto del Tempio, c'è quello che si chiama la spianata delle moschee. E rimane soltanto qualche rimanenza, rimane il muro del pianto, rimane un arco di questo antico tempio. Per cui non c'è più il tempio di Dio. Questo significa che Dio non è più presente. Adesso c'è un posto dove posso incontrare Dio personalmente. Un posto dove posso fare qualche pellegrinaggio particolare in qualche santuario, dove c'è la presenza di Dio, una chiesa consacrata, oppure Dio rimane nelle chiese nostre, qua dentro non lo chiudiamo la domenica a pranzo, e quando riapriamo la domenica mattina Dio è qua dentro, per cui noi dobbiamo venire per forza qua dentro. Mi dai la prossima? Questo è Paolo che parla, 1 Corinzi 3:16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Eccolo il Tempio. Ecco dov'è il Tempio di Dio. Ecco dove è Dio in questo momento. Noi siamo il Tempio di Dio. Noi lo siamo. Siamo diventati il posto dove incontrare Dio. Dio è dentro di noi e noi incontriamo Dio dentro di noi. E soprattutto c'è una cosa, è il posto dove gli altri possono vedere Dio, quelli che non credono possono vedere Dio attraverso noi. È una bella responsabilità, però c'è un però. Sapete, non è automatico. Non basta sapere che Dio esiste e che Gesù è il Figlio di Dio per essere il Tempio di Dio. Per esempio, Satana sa che Dio esiste e sa che Gesù è il Figlio di Dio, ma Satana non è il Tempio di Dio. Molti uomini sanno di Dio, sanno che Gesù è il Figlio di Dio, ma non sono il Tempio di Dio. Ogni uomo e ogni donna può essere il Tempio di Dio se... Ci sono quattro sì che mi legano realmente all'essere il Tempio di Dio. Oggi ne vedremo uno, non vi preoccupate, non li vedremo tutti quattro. Mi dai la prossima slide? Io sono il Tempio di Dio se sono costruito secondo il progetto di Dio. Allora, Dio, essendo creatore, è il miglior progettista che possiamo immaginare. Non c'è un progettista migliore, altro che Gaudì oppure Bernini, fanno ridere. Dio è il vero progettista e diede in Esodo le istruzioni dettagliate di come costruire il suo tempio. Mi dai la prossima? Esodo 25:9 dice così: il santuario me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti gli arredi che io sto per mostrarti. Per cui c'è un progetto preciso. Allora, se c'è un progetto preciso per un tempio fisico, c'è un progetto preciso per noi che siamo il tempio di Dio. Qual è il progetto di Dio allora? Prossima. Cominciamo. Gesù
è la pietra angolare. Gesù è la pietra angolare. Paolo afferma questo in Efesini 2 al capitolo, capitolo 2, versetti 20 e 21. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Allora, attualmente non si usano più perché le costruzioni sono fatte in calcestruzzo e altre cose, ma un tempo la pietra angolare nelle costruzioni di pietra era la pietra più importante. Quando noi abbiamo ristrutturato casa, in pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato un casaletto in pietra, lo abbiamo completamente raso al suolo e lo abbiamo ricostruito. Di tanto in tanto io andavo a vedere i lavori come andavano. A un certo punto, un giorno, sono arrivato giù e vedevo che gli operai non facevano niente. Stavano seduti e ho detto: scusate, che fate? Mancano le pietre angolari. Ha detto: scusate, non le potete fare? No, perché ci vogliono degli attrezzi particolari e noi non siamo capaci. Noi non siamo capaci di fare le pietre angolari. Le pietre angolari ci devono essere date da qualcuno. Dio lo sa che non siamo buoni a fare le pietre angolari. Allora Dio ci ha provveduto la pietra angolare. La pietra angolare è quella su cui si costruiscono i quattro lati. Se non ci sono i quattro lati della fabbrica, non si procede. Dio ci ha dato la pietra angolare su cui possiamo costruire. Sapete, noi nella nostra vita abbiamo altre pietre angolari. Noi abbiamo la nostra famiglia, il nostro lavoro, il denaro, la fama. Per essere il tempio di Dio io devo essere edificato tramite la pietra angolare della mia vita, che è Gesù. E attenzione, non è che posso mischiare pietre angolari, nel senso ci metto una pietra angolare che sono i miei soldi e Gesù, poi oppure ci metto la pietra angolare che è la mia famiglia e Gesù. Non funziona così, crolla la struttura, crolla. Non è il mio lavoro e Gesù, ma è Gesù nel mio lavoro. Non è la mia famiglia e Gesù, ma è Gesù nella mia famiglia, e così via. La costruzione deve iniziare con la pietra angolare che è Gesù e da lì proseguire e inglobare tutto il resto della mia vita. Seconda istruzione: conosci il suolo su cui costruisci. Qualsiasi costruttore, adesso è anche per legge, prima di poter costruire ci deve essere un rilievo geologico. Deve arrivare un geologo che dice, prende, ha degli strumenti dicendo: no, qui non va bene, ecco, qui va bene. Arrivano con dei martelli speciali, fanno delle trivellazioni e dicono: ok, questo suolo va bene per la costruzione. Benjamin lo dovrebbe aver studiato, vero? Puoi venire tu a fare questa parte? No. Per cui c'è questa indagine. Gesù ci dice come fare questa indagine. Mi dai la prossima? Matteo 7, 24, 25. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Per essere il tempio di Dio debbo ascoltare le parole di Dio, ma non solo, debbo conoscere la parola di Dio. E la parola di Dio dove la troviamo? Sta qui dentro, la parola di Dio. Debbo studiare, leggere, meditare la parola di Dio, ma non solo,
non solo. Non devo soltanto studiare, leggere e meditare la parola di Dio, ma devo obbedire a quello che Gesù mi dice di fare nella mia vita. Il versetto dice, vedete, chi ascolta le mie parole e poi e le mette in pratica. Satana conosce a memoria la Bibbia. È credente? È il tempio di Dio? Non metti in pratica, non metti in pratica. Non basta avere la conoscenza della parola. Paolo dice che la conoscenza crea, non mi ricordo bene la, ce l'ho in inglese, pride, orgoglio, crea orgoglio. La conoscenza della parola crea orgoglio, mentre la pratica della parola crea amore. Ok, altro suggerimento: controlla lo stato di avanzamento dell'edificio. Questo è molto tecnico. Anche qui Benjamin ci potrebbe dare un'illustrazione. Vuoi venire a illustrare? No, non vuole illustrare. Ok, Benjamin fa geometri, per cui è per quello che è un esperto, diciamo, in questo. Lo stato d'avanzamento che cosa è in una fabbrica? Che tu dici al costruttore: guarda, mi fai questa fabbrica? E lui ti dice: sì, ma come mi paghi? Ti pago per stato d'avanzamento. Che cosa significa? Che tu fai un po' di lavoro, io vengo che hai fatto quel lavoro e ti do un po' di soldi. Tu ne fai un po' di altro di lavoro, io vengo, controllo e ti do un po' di soldi, e così via fino alla fine. Allora, non basta che il costruttore metta le pietre angolari, no? Dice: ok, ho messo le pietre angolari, per cui ho fatto tutto quanto, a posto, no? Invece no, non basta. Pietro dice questo in Seconda Pietro, il versetto 3:18: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora in eterno. Pietro dice questo: crescete, avete messo il fondamento, la vostra vita tramite il fondamento, tramite la pietra angolare di Gesù, ma a questo punto c'è da crescere. Sapete, come faccio a controllare che il mio tempio sta crescendo? C'è un metodo e ce lo dà Paolo in Galati 5:22. Uno dei metodi per controllare se il tempio di Dio che sto edificando è in progresso è semplicemente controllare i frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito. Perché dice il versetto che abbiamo letto prima, che noi siamo il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio è in noi. Se lo Spirito di Dio è in noi, il frutto dello Spirito è, dice Paolo, Galati 5:22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ho più amore? Ho più gioia? Ho più pace? Ho più pazienza e così via? Se sì, se tutte queste caratteristiche stanno crescendo nella mia vita di credente, allora significa che l'edificio, il tempio di Dio sta venendo su bene, che lo stato d'avanzamento della mia costruzione è buono, altrimenti il mio progetto va rivisto da capo. Quarta caratteristica: sii certo della solidità dell'edificio. L'Italia è notoriamente un posto sismico e ormai, prima di presentare, quando presenti un progetto, ci deve essere allegato il progetto antisismico, cioè la casa deve resistere a un terremoto di un tot intensità. E anche il Tempio di Dio, ha necessità di essere costruito in maniera solida, deve essere eseguito non secondo le certificazioni del sismologo, ma secondo le certificazioni dell'apostolo Paolo. Mi dai la prossima?
Seconda Tessalonicesi 2 al versetto 15. Paolo dice: restate dunque forti, fratelli, fedeli agli insegnamenti che vi abbiamo insegnato sia a voce che per lettera. Allora, cosa dice Paolo? Paolo dice: restate forti negli insegnamenti. Negli insegnamenti. Ora, gli insegnamenti di Paolo, che sono quelli di Gesù, devono rimanere forti, noi dobbiamo costruire su quello. Allora, poi c'è un posto, c'è uno sportello dove andiamo a ritirare il nostro certificato antisismico, e ce lo sa da sempre Paolo in Tessalonicesi. In Prima Tessalonicesi, questa volta 3, al versetto 12 e 13: possa il Signore far crescere e abbondare il vostro amore l'uno per l'altro e verso tutti. Questo fortificherà i vostri cuori saldi e vi renderà santi e puri davanti a Dio nostro Padre. Ecco il posto dove possiamo andare a ritirare il nostro certificato antisismico. Avete capito dov'è? È la chiesa locale, è il posto dove divento più solido, dove divento antisismico. Sapete, la chiesa è una sorta di, qui sono molto tecnico, di catalizzatore. Allora, il catalizzatore in chimica è una sostanza che messa insieme con un'altra sostanza rende più efficace o inizia un processo di trasformazione di quella sostanza. Avrei voluto portare qua lo stucco col catalizzatore, ma non l'ho trovato a casa per fare un esperimento. Però, ad esempio, se voi comprate alcuni tipi di stucco per i mobili, no? Questo stucco è una pasta che rimane lì, è pastoso, difatti ce l'hai nel barattolo per 10 anni, rimane in quella maniera. Se io lo metto sul mobile, rimane lì, e 10 anni dopo vado là e lo tiro via. Ma se aggiungo una polverina particolare, che è il catalizzatore, devo essere molto rapido a metterlo, perché diventa duro come il legno in un battibaleno. Posso mischiarlo quanto voglio lo stucco, senza il catalizzatore rimane stucco, ma nel momento che metto il catalizzatore, nel giro di brevissimo tempo diventa duro come il legno. Che cosa fa il catalizzatore dal punto di vista chimico? Il catalizzatore collega le molecole, ciascuna molecola dello stucco, l'uno all'altra, le collega, le rende solide, c'è stata una traduzione molto appropriata, vedo Janet che ride, dopo ci dite la traduzione, le rende stabili, le rende compatte, le rende praticamente come il legno, della consistenza, gli dà una consistenza e una forma che è indeformabile a quel punto. La chiesa locale fa la stessa cosa. La chiesa locale fa la stessa cosa, connette ciascun credente con un altro credente. Un credente isolato e un altro credente isolato sono molli, sono morbidi, sono manipolabili. Ma se io connetto un credente a un altro credente tramite la chiesa, diventano solidi, diventano compatti, diventano collegati, diventano forti, molto più forti l'uno con l'altro. La Chiesa li fa stare vicino, li collega, gli dà consistenza, gli dà forma. È quella la cosa importante. Se ci tiene a essere il Tempio di Dio, non puoi prescindere dallo stare insieme al popolo di Dio. Non puoi prescindere dal fatto di essere una parte del corpo di Dio. E non sto dicendo della Chiesa universale, ma della Chiesa locale. Una Chiesa fisica, dove trovi persone come te, che è popolata da gente come te, che si aiuta vicendevolmente, che si supporta.
qualche volta che si sopporta, qualche volta che si fa pure male. Siamo caduti e siamo fallaci, siamo uomini e donne, per cui continuiamo a farci male anche se siamo credenti. Ma è un luogo dove si cresce assieme, ci si sviluppa assieme, si diventa forti assieme, si diventa saldi assieme, si diventa santi e puri assieme. Come dice Paolo, renderà questo vi fortificherà i vostri cuori saldi e vi renderà santi e puri davanti a Dio nostro Padre. Questa è la funzione della Chiesa locale: renderci forti, renderci santi, renderci puri davanti a Dio. In conclusione, vuoi essere il Tempio di Dio? Mi puoi rispondere come ti pare, ma se hai creduto in Gesù non è un'alternativa. Paolo lo afferma: tu sei il Tempio di Dio. Allora è ora di cominciare a comportarti, a edificare questo Tempio di Dio. Che tu lo voglia o no, se hai creduto in Gesù, Lui ti chiama a essere il suo Tempio. Sia che tu lo abbia conosciuto tanto tempo fa, che il Tempio l'hai cominciato e magari l'hai lasciato a mezza strada, sia che tu lo abbia conosciuto la settimana scorsa, sia che tu lo conosca e lo riconosca come suo Signore oggi, comunque c'è da cominciare a fare per essere il Tempio di Dio. Io ti chiedo: stai costruendo il Tempio di Dio sulla pietra angolare, su Gesù? Gesù è Gesù e la tua famiglia? Gesù e il tuo lavoro? Gesù e i tuoi soldi? Oppure è Gesù nella tua famiglia? Gesù nel tuo lavoro? Gesù nelle tue finanze? Questo che devi essere. Gesù è la pietra angolare che tu devi costruire da sopra. Conosci il suolo dove stai costruendo? Conosci la parola di Dio? La studi quotidianamente? La rifletti quotidianamente? La mediti quotidianamente? Ma soprattutto stai mettendo in pratica i comandamenti di Gesù, gli insegnamenti di Gesù? Perché la conoscenza non dà una struttura solida, bisogna obbedire. Stai controllando se l'edificio cresce, se hai più amore, se hai più pace, più pazienza, più benevolenza, più eccetera eccetera eccetera, oppure stai ancora alla prima fila di mattoncini là sotto, la prima fila di mattoni? E infine, stai lavorando alla solidità del Tempio? Stai frequentando assiduamente una chiesa locale? Non lo dico soltanto a voi che vi vedo qua davanti, la risposta è sì, ma lo dico anche a quelli che ci sentono sul podcast, a quelli che ci vedono sul video: stai frequentando una chiesa locale, un corpo specifico, una chiesa specifica? Oppure vai soltanto quando ne hai bisogno? Oppure fai come quel credente che mi ha telefonato perché aveva dei problemi e voleva essere aiutato, e gli ho chiesto: scusa, ma in quale chiesa vai? E mi ha detto: no, ne ho provate tante, ma nessuna andava bene. Avevano tutti dei problemi. E io gli ho risposto: ma fratello, probabilmente i problemi ne hai tu. Perché statisticamente, se tu hai provato più chiese, tutte quante hanno problemi, probabilmente tu hai dei problemi. Dio ormai non ha altri tempi. Dio ormai non ha altri tempi. Tu sei il Tempio di Dio. Tu sei il Tempio di Dio. E Dio userà te per mostrare la sua presenza. Per cui, vuoi essere il Tempio di Dio? Devi essere il Tempio di Dio. Costruisci la tua vita e sii il Tempio di Dio. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre di aver trasferito il tuo Tempio in me,
di aver trasferito il tuo tempio all'interno di ciascuno che crede in te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, che hai udito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Io voglio essere il tempio di Dio, Signore. Io ho creduto in te, Gesù, e voglio costruire su di te, Gesù. Voglio che tu sia la mia pietra angolare. Io voglio costruire insieme a te tutta la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, i miei amici. Voglio che tu sia parte integrante di tutti i processi che svolgo. Signore, voglio conoscere sempre di più, voglio studiare la tua parola, voglio meditarla la tua parola, voglio applicare la tua parola alla mia vita, a quello che faccio, perché voglio obbedirti. E ti prometto che controllerò se sto crescendo, se il frutto dello Spirito in me dà realmente frutti di gioia, amore, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E voglio lavorare alla solidità, connettendomi sempre di più alla mia chiesa locale o cercando una chiesa locale dove io possa essere forte e collegarmi con altre persone per essere forti assieme. Io so che le persone vedranno Dio in me e tu sarai glorificato e la gloria andrà a te, Signore Gesù. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.